La vostra ignoranza è la fonte del loro cibo. Ci siamo addentrati più a fondo nello scrigno dei ricordi per darvi un'idea di antiche conoscenze e cose buone che possiamo recuperare, alcuni tipi di energia del nostro regno. Esistono principi di energia, ascoltate attentamente, principi di energia che si forma, principi di energia potenti, principi di energia, principi di coscienza, principi di consapevolezza che esistono per creare armonia per noi stessi attraverso il caos che è dentro di noi. Controllate. Che sia l'ordine delle cose, non potete biasimarvi per questo. Proprio come un lupo va a caccia per uccidere l'agnello. È nell'ordine delle cose. Ci sono esseri evoluti più elevati che qualcuno crede dovrebbero essere così dolci ed amorevoli e oh, perché vi illudono di portarvi la luce, di portarvi nella luce? Ehi, questi figli di buona donna sanno esattamente come condurre le pecore da un livello più elevato. Hanno imparato come manipolare la luce da un livello completamente diverso, rubandocela. Hanno imparato a condensarla, a cambiarla, ad usarla, a prenderla ed ingabbiarla per farne ciò che vogliono. Ma con questo stesso sistema hanno creato il loro proprio limite massimo. Perché una volta che inizi a sfruttare qualcuno, una volta che inizi ad usare qualcuno, una volta che inizi a lavorare su qualcuno come fanno questi predicatori, come fa la religione, come fa il governo, una volta che inizi a sfruttare le persone, devi mantenerle a quel livello in modo che possano continuare a rimanere la fonte del tuo cibo. Quindi abbiamo livelli più elevati, esseri superiori che in realtà si trovano in un ordine inferiore e che devono mantenerlo quest'ordine per far sì che siate voi la loro coltivazione da sfruttare. Dovete sapere che tutta la vostra consapevolezza è un involucro. L'intera vostra coscienza è l'ambiente con cui è stata terraformata la vostra consapevolezza da questi esseri di luce superiori, che in realtà si trovano nell'ordine inferiore degli strati. Ma una volta che li conosci, sembra che tutti volino via, svanendo nel nulla. Hanno un brutto aspetto, ma qualcuno vede ancora in loro una stella che cammina per strada. Vai, vai maestro, vai avanti maestro, tu che sai, noi ti ascoltiamo, noi ti seguiamo. Ignavi, dai maestro cosa? Chi cavolo pensi di essere? Sei un bugiardo che abbindoli le persone che cercano in te la verità che nemmeno conosci. Amici, voi state ancora lì a fissare i loro occhi bugiardi? È così che dovremmo guardarli? Ascoltate attentamente, non sono diversi da voi, sono semplicemente saliti sugli spalti facendovi credere ad ogni genere di cose, facendovi credere che in qualche modo sono diversi da voi, ma con le loro azioni si sono rinchiusi in loro stessi e sanno che voi avete la capacità di raggiungere la velocità della luce. Loro no, loro lo sanno, ma voi no. Sanno che potete bypassare questa illusione in cui state vivendo, sanno qual è la vostra eredità e fanno di tutto per impedirvi di ottenerla. La vostra rovina è la loro armonia, l'armonia che vi hanno rubato. Ascoltate attentamente, l'ignoranza è la fonte di cibo, l'ignoranza è la fonte del loro cibo. L'ignoranza genera disturbi a causa dei loro atti casuali di caos dovuti alla loro mancanza di consapevolezza. Quindi con il vostro stesso atto create disturbi che non dovrebbero esistere grazie alla vostra ignoranza. Pertanto con i vostri atti di ignoranza continuate a coltivare la dinamica per il loro continuo sostentamento e voi rimanete ignoranti continuando a lamentarvi girando dentro il vostro inferno di una terra a palla. Non dimenticate Il Risveglio, pubblicato nel 2019, e Il Secolare Nuovo Ordine del Male, uscito nel mese di settembre 2024.